nuovo appuntamento con Real e dintorni. Quello che ci siamo messi appena alle spalle è stato un fine settimana ricco di emozioni, sia in campo che fuori. Salta un'altra panchina, infatti, dopo Alessio Musti, tocca a Luca Giampaolo lasciare la Serie A. Ma vediamo il servizio. Sarà la vicinanza col Natale, o più semplicemente l'effervescenza di una stagione che ormai sta entrando nel vivo. Sta di fatto che le panchine della Serie A hanno cominciato a saltare come tappi di spumante dalle loro bottiglie. Dopo Alessio Musti, ecco l'esonero di Luca Giampaolo, tecnico della Rapido Latina, e il suo vice, Alfredo Paniccia, entrambi messi alla porta qualche ora dopo l'entusiasmante vittoria casalinga contro il Caos Futsal, dopo un'incredibile rimonta conclusa con la protezza di Bagano. Strano a dirsi, ma non sempre i risultati pagano. Giampaolo paga a caro prezzo lo scarso feeling con i giocatori più rappresentativi, da Bagaro ad Arellano, tanto per fare qualche nome eccellente, da tempo ormai all'interno dello spogliatoio qualche meccanismo non funzionava più come avrebbe dovuto e la società, nella persona dell'avvocato La Starza, ha preferito sollevare dall'incarico il tecnico affidando la panchina per il proseguio della stagione a Piero Basile, lo scorso anno alla guida della LC Solito Martina. Archiviato l'ottavo turno, che ha premiato principalmente le squadre di casa, siamo ormai proiettati verso quello che accadrà il prossimo fine settimana. Si comincerà venerdì sera tra Napoli e Rapido Latina, poi il piatto forte del weekend sarà sicuramente Real Rieti Acqua e Sapone, il match clou della giornata, la sfida che in qualche modo rappresenta uno spareggio per il piazzamento Final Eight. Si ripartirà con Lazio e Asti, appaiate in vetta alla classifica a quota 16 punti, grazie alle rispettive vittorie contro Luparense e Napoli. Ma se per gli Aquilotti all'orizzonte c'è un turno di riposo, per gli astigiani ecco la delicata trasferta di Pescara, laddove troveranno una squadra ferita ed arrabbiata dopo il KO nel derby e condannata a fare il risultato per non restare ai margini della qualificazione in Final Eight. Per i campioni d'Italia della Luparense invece, l'impegno casalingo col Città di Sesto, che dopo aver frenato la rincorsa al vertice del Real, punta ad un altro colpo grosso. È un onore giocare contro i campioni d'Italia, contro i grandi campioni come con Onorio, come Merlin, mi sa che farà l'esordio purtroppo contro di noi. Noi andiamo lì a fare la nostra partita come sempre, molto umili, cercando di dare battaglia, lottando su ogni pallone e non mollando mai. Questo è il nostro DNA, è quello che facciamo sempre e faremo questo. Ma il piatto forte della nona giornata è senza ombra di dubbio la sfida del Pala Malfatti di sabato sera tra il Real Rieti e l'Acqua e Sapone. Gli Amaranto Celeste ritrovano sia il capitano Jeff che il fantasista Cimanghigno, oltre all'esordio stagionale del neoacquisto Lolo Suazo, mentre gli abruzzesi, freschi vincitori della Supercoppa italiana, proveranno a sfruttare l'entusiasmo ricreato nello spogliatoio proprio dopo il blitz di Lupari e la vittoria nel derby col Pescara per compiere un altro balzello in avanti e blindare la qualificazione alla prossima Final Eight. Real Acqua e Sapone sarà anche la sfida tra il portiere della nazionale italiana campione d'Europa in carica, Stefano Mammarella, ed il suo possibile successore, in un futuro neanche troppo lontano, Giuseppe Micoli. Affrontare il portiere della nazionale, nonché il portiere più forte del mondo, per me è troppo bello, cioè trovi gli stimoli che forse non trovi in nessuna partita, perché comunque ti confronti con qualcuno che è il migliore, ha esperienza, tutto, tecnica, intelligenza, è tutto. Oltre che una partita, per me è una giornata dove poter magari capire come si gioca, studiare i suoi movimenti e le cose. Comunque affrontiamo una squadra che l'anno scorso ha vinto una Coppa Italia, quest'anno ha vinto una Supercoppa, si è giocata comunque le Final Eight Scudetto. Non è che si è indebolito più di tanto, comunque è uno squadrone, andiamo, vengono loro. Ci presentiamo diciamo con tanta voglia e tanta cattiveria, poi il campo parlerà. Comunque, ti ho detto, non firmiamo per un pareggio, noi vogliamo vincere. E sulle parole di Giuseppe Micoli chiudiamo questo quarto appuntamento con Real e dintorni. A me non resta altro che augurarvi un buon fine settimana e soprattutto dandovi appuntamento a sabato sera, ore 21, Pala Malfatti, Real Rieti, Acqua e Sapone. Una sfida da non perdere. O vi ricordo anche i social Facebook e Twitter e i nostri due siti internet www.realrieti.com e www.realrietichannel.tv. Buona serata!